Un incubo durato una decina di giorni è terminato sabato sera intorno alle 22 all'aeroporto Galilei di Pisa. Simonetta Filippini, Enzo Galli e la loro figlia adottiva Mariam sono arrivati in Italia dall'India. La coppia di Campi Bisenzio era rimasta bloccata a New Delhi a causa della positività al coronavirus della donna, proprio nel periodo peggiore della pandemia in India, con centinaia di migliaia di casi ogni giorno e un sistema sanitario al collasso. Una catena di solidarietà partita dagli amici che ha coinvolto anche le istituzioni ha permesso alla famiglia di tornare in Italia con un volo privato con medici a bordo. Grande sforzo collettivo, uno sforzo dei cittadini che si sono lasciati scaldare il cuore da questa vicenda e che hanno aiutato la famiglia di Enzo e di Simonetta a raccogliere soldi per poter pagare un volo sanitario privato, quindi un volo molto particolare e anche molto costoso, uno sforzo di una comunità intera. Al Galilei erano pronte due ambulanze biocontenitive. La madre è stata portata all'ospedale Careggi, dove proseguirà la degenza, dato che è ancora malata di Covid, mentre la figlia è stata trasferita all'ospedale pediatrico Meyer per dei controlli. Il padre, invece, è stato portato a casa per un periodo di quarantena. A coordinare logisticamente questo viaggio e la raccolta di fondi necessaria per organizzarlo è stata l'avvocato Elena Rondelli. È stato impegnativo, è un lavoro di grande dedizione ma anche di grande collaborazione con l'ambasciata, in particolare con il console, che mi ha messo subito a disposizione i preventivi delle compagnie aeree. Quindi c'è stato un lavoro incessante, 24 ore su 24, tra me e il console dottor Sfregola di New Delhi. E dopodiché c'è stato tutto un lavoro di trattativa con la compagnia aerea sui termini economici. E poi la raccolta dei fondi che sono arrivati in 3 ore. Quella di Simonetta, Enzo e della loro figlia è una storia che ha commosso l'Italia e molte persone hanno fatto una donazione per permettere ai tre di tornare al più presto a casa con un volo costato 137.000 euro. Un gruppo stretto di amici era fuori dall'aeroporto con un pupazzetto da regalare il prima possibile alla bambina.